Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. Buonasera. In occasione della giornata della memoria delle vittime della Shoah, questa mattina alle 10.30 al Parco delle Rimembranze si è svolta la cerimonia pubblica di commemorazione. Presenti le autorità cittadine e i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni. Le autorità hanno partecipato anche alla cerimonia organizzata al Liceo Formigini nel giardino dedicato ai giusti modenesi. Gli eventi per la giornata della memoria continueranno domani con uno spettacolo alle 16.30 in Sala Biasin. Mercoledì e giovedì la traversa sul Secchia tra San Michele e Castellarano sarà aperta solo dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 13. Questo provvedimento è necessario per permettere agli operatori che stanno realizzando la centrale idroelettrica di eseguire alcuni lavori. Ottima notizia per l'Istituto Domagnani, da alcuni mesi parte integrante del Volta. Il Ministero ha infatti concesso 380.000 euro per un progetto dedicato a tutta la cittadinanza del distretto ceramico. Ecco i dettagli. È arrivata poche ore fa la telefonata del Ministero che accetta la domanda fatta dalla scuola l'anno scorso di concedere dei fondi per il laboratorio di occupabilità. È un motivo di grandissima soddisfazione. Sì, devo dire che veramente ci premia per un lavoro fatto l'anno scorso di progettazione. Noi abbiamo partecipato come Domagnani a questo bando. Era un bando estremamente impegnativo dove tra l'altro con la nostra progettazione eravamo già rientrati nel numero ristretto dei progetti finalisti. Poi non eravamo stati finanziati, pur essendo idonei. Il nostro progetto è finanziato, è accolto, quindi ci hanno già mandato la comunicazione ufficiale che di fatto siamo praticamente in via di partenza con il progetto. Adesso dovremo fare tutta una serie di aspetti anche di tipo amministrativo, eccetera, però questo ci fa veramente molto molto piacere anche per un giusto riconoscimento di tutto il team di progettazione che ha lavorato, tutti i docenti del Domagnani, e che è riuscito peraltro a formare un gruppo molto coeso tra scuola, associazioni, mondo del lavoro, istituzioni, perché in questo progetto ci siamo un pochino, noi siamo i coordinatori, ma ci siamo un pochino tutti. Il progetto si chiama Centro di Istruzione Multiformativo del Distretto Ceramico, è a favore di tutta la comunità del nostro territorio e una volta, diciamo così, elaborato il tutto, questi laboratori nuovi e di ultima generazione saranno messi a disposizione delle associazioni per fare attività di ogni genere. Diciamo che l'aspetto progettuale e organizzativo prenderà diverso tempo, quindi adesso noi abbiamo una certa una data già fissata entro la quale dobbiamo mandare al Ministero tutti gli aspetti di tipo formale, le adesioni eccetera che già avevamo mandato ma che rinnoveremo. Dopo questa prima fase il Ministero ci darà un anticipo dei fondi e con questi fondi cominceremo ad attivare tutti i bandi e tutte le necessità, perché qui ci sono anche necessità di ristrutturazione a livello proprio di muratura, quindi insomma non è un lavoro che verrà pronto nel giro di pochissimo, ma noi contiamo di poter cominciare il primo possibile. Per quanto riguarda il progetto, la finalità è quello di recuperare soprattutto gli alunni che non cercano più un lavoro, che sono fuori dal mondo della scuola, e anche i disoccupati che devono essere riformati e in qualche modo reinseriti nel mondo lavorativo con competenze nuove che siano più adeguate a quello che adesso il territorio ci richiede. Passiamo allo sport. Grande scontro quello che si terrà domenica alle 15 al Mapei Stadium. I neroverdi, che nelle ultime 4 partite sono andati in gol ben 10 volte e che sono ritornati ad essere una squadra da temere, ospiteranno la Juventus. Ecco la probabile formazione. Consigli: Antei, Letschera, Acerbi, Peluso, Pellegrini, Aquilani, Mazzitelli, Berardi, Matri, Politano. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione è tutto, arrivederci a lunedì.
Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile.